Ciao ragazze e benvenute su Una casa alla volta. Io sono Francesca e oggi insieme decoreremo la casa per l'autunno in modo semplice, facile e veloce. Per voi ho realizzato due decorazioni autunnali dedicate alla cucina praticamente a costo zero. Mi avete scritto in tantissime su Instagram che non fate mai in tempo a decorare casa per l'autunno. Ora io ho cercato di realizzare due decorazioni semplicissime in modo che almeno quest'anno insieme ci riusciremo. Che cosa vi occorre per riuscire a realizzare questo primo centro tavola, questa prima decorazione per la vostra cucina? Vi occorreranno 5 o 6 zucche, dei candelabri con delle candele, dei rametti veri oppure artificiali, che possono essere per esempio di alloro oppure di eucalipto, oppure vengono molto bene anche con delle spighe. E per la prossima realizzazione un sottopiatto. Dove trovare tutto questo? Le zucche le potete trovare dal vostro vivaio di fiducia oppure dal fioraio, ma anche dal fruttivendolo. Mi raccomando di chiedere delle zucche decorative e non quelle da mangiare con cui cuciniamo quotidianamente. La seconda decorazione che vi voglio proporre ha i colori più caldi dell'autunno e più aranciati. Rimane una decorazione molto semplice, per la quale avrete bisogno sempre e solamente di alcune zucche decorative, del sottopiatto di cui vi parlavo prima e di una grande lanterna, qualora l'aveste. Bene ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile per poter decorare la vostra cucina per la stagione autunnale in modo veramente semplice e a costo zero. Se non volete perdere tutti gli altri video, iscrivetevi al canale e invece per restare in contatto quotidianamente ci sono le storie su Instagram e il profilo Una casa alla volta. Ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!